Radio Radicale, siamo con Francesco D'Amato, giornalista di lungo corso, autore di numerosi saggi, per parlare della campagna elettorale. Allora, noi abbiamo visto che c'è questo grosso scontro che riguarda il Movimento 5 Stelle, tuttavia sembra che la campagna elettorale del Partito Democratico non riesca in qualche modo a decollare. Innanzitutto, qual è la sua valutazione, diciamo, su come Renzi ha risposto alla vicenda di Rimborsopoli citando Craxi? E come sta conducendo la campagna elettorale il PD? Sta sfruttando le debolezze degli avversari? Sulla storia di Craxi considero quella di Renzi un'autorete spaventosa, perché trattando Craxi come un banale malfattore, delinquente, amico dei Mariuoli, eccetera, eccetera, ha infangato tutta un'area elettorale, quella ex socialista, autonomista, riformista, che poteva votare benissimo per il PD e che adesso penso avrà un po' di difficoltà, e potrebbe beneficiarne appunto la Bonino, che tra le liste collegate al PD è quella in cui più si può riconoscere l'area socialdemocratica e riformista una volta rappresentata da Craxi. Craxi, vorrei ricordare a Renzi, non è un banale delinquente, è un signore che ha pagato da solo il fenomeno diffusissimo del finanziamento illegale della politica e che a 10 anni dalla morte ha avuto riconosciuto dall'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano, credo che Renzi lo conosca, con una lettera alla vedova in cui si riconoscono i meriti politici di Craxi e si lamenta la durezza senza uguali, tra virgolette, usata dalla magistratura nei riguardi dello scomparso leader socialista. Il quale leader socialista era talmente perseguitato dalla magistratura italiana che alla fine, per ammissione e rivelazione dell'allora Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, nel 1999, fine anno, rifiutò il permesso di rientrare libero in Italia, non per vivervi, ma per morirvi, perché aveva un tumore in stato avanzato. Ci sono state però delle precisazioni di Renzi, come l'ha trovata? La precisazione è peggiore della gaffe, perché ha affidato intanto al suo portavoce anziché intervenire personalmente lui, e il portavoce si è scusato con tutti quelli che si sono sentiti offesi dal paragone fra Craxi e Di Maio, quindi si è scusato anche con Di Maio, che si era sentito offeso perché anche lui vede in Craxi un delinquente in cui non potersi mai riconoscere. Ecco, è logico questa crescita del di più Europa rispetto al calo del Partito Democratico a cui stiamo assistendo ai sondaggi. Ieri c'è stato Porta a Porta, dove c'è stata una sfilata di sondaggisti che hanno messo in evidenza che ormai per più Europa è possibile superare la soglia del 3%. Mi sembra un'evoluzione logica, e a questo punto devo dire, anche per quanto mi riguarda personalmente, per i miei gusti politici e la mia storia professionale ed elettorale, devo dire anche auspicabile. La vicenda del Movimento 5 Stelle come la inquadrerebbe lei in questa parte delicata della campagna elettorale? Questa situazione ha messo in evidenza non solo che c'è qualche furbetto che non ha pagato, diciamo, i rimborsi, ho utilizzato il termine furbetto, ma che insomma il Movimento 5 Stelle ha dato una cifra tipo 23 milioni alle piccole e medie imprese. Dov'è il bicchiere mezzo vuoto, dov'è quello mezzo pieno? Il bicchiere mezzo pieno è il fatto che abbiano dato 23 milioni alle piccole imprese. Il bicchiere mezzo vuoto è costituito appunto dai furbetti, che penso alla fine non danneggeranno il Movimento 5 Stelle, per cui altro errore, secondo me, che sta facendo Renzi è cavalcare questa vicenda. Un'ultima questione, Di Maio ha fatto una cosa che molti non si aspettavano, ha detto ho sbagliato a fidarmi, ha utilizzato il termine ho sbagliato, che in questa campagna elettorale non l'ha tirato fuori nessuno. È un elemento di umanità positivo oppure ritiene che sia sbagliato dire ho sbagliato? No, è un elemento positivo. Anche se a me personalmente Di Maio non piace, li preferisco Di Battista, ma comunque è un elemento positivo. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Francesco D'Amato.